ai colleghi del fattore. Allora, match preso in maniera amarissima, è arrivato un gol finale, un pezzo di bravura di Bottura. Sì, no, è stato bravo sicuramente, c'è grande rammarico perché noi non avremmo sicuramente meritato di perdere. La Torres nell'ultimo quarto d'ora ha avuto delle occasioni, ma noi per 70-75 minuti abbiamo tenuto in mano la partita, che poi un po' è cambiata nel momento in cui è stato dato rigore. Era assolutamente inventato, il giocatore ha buttato da solo la palla e si è tuffato in maniera plateale anche. E poi il gol di Siri, voglio proprio rivederlo. Io non contesto mai la direzione arbitrale finché non accadono cose così eclatanti, perché un rigore che non c'era, un gol regolare negato, poi la rabbia aumenta perché abbiamo perso all'ultimo minuto. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi e per i tifosi che sono venuti. Almeno il pareggio l'avremmo meritato, almeno per quello che abbiamo dimostrato in campo. Pesa anche l'errore di Rangione nel primo tempo, quando sul rilancio di Cammarotto era riuscito in qualche modo a sfuggire la difesa sull'errore di Migliaccio. Peccato che però Rantier abbia forse scelto la cosa peggiore, ovvero sia girare sul secondo palo, lì la botta nell'area piccola ci stava. Ma Rantier ha fatto una grande partita, e lui aveva anche fatto 40-50 metri di scatto, cioè, la lucidità era minore. Ha tirato, la palla ha sfiorato il palo, ma noi abbiamo avuto anche altre possibilità. Ripeto, il dispiacere è proprio perché i ragazzi avevano disputato sotto il profilo anche della tensione agonistica una partita importante, e per come ci eravamo espressi meritavano almeno il pareggio. Ecco, rimangono comunque questi buoni 70-75 minuti in cui Alessandro ha dato il meglio di sé, con 4 giocatori assenti, ricordiamolo. I giocatori che abbiamo acquistato sono giocatori bravi, lo hanno dimostrato oggi, e anche i ragazzi che sono entrati dopo hanno fatto la loro parte. Avremmo perso all'ultimo minuto lo stesso, anche se ci fossero stati Marconi, Cavalli, Taddei e Ferrari, perché il rigore sarebbe stato dato lo stesso e il gol di Siri sarebbe stato annullato nella stessa maniera. Ma hai qualche domanda da fare? Tra l'altro per domenica non ci sono né Rantier né Cammarotto. Sono due gialli pesanti. Giocano altri due. Se giochiamo così, problemi non ce ne sono. Ecco, a questo punto l'intervento sul mercato, anche dal punto di vista proprio del rimpiazzo di Mignani, che comunque fuori rosa, ci dovrà comunque essere, arrivare in settimana, vista anche la figura di difensore. Sì, una cosa si sta occupando il direttore, e la farà al meglio, come ha fatto al meglio gli ultimi acquisti. Non è un problema, se non arriva, ripeto, gioca qualcun altro. Non ho nessun tipo di problema a far giocare i ragazzi che si allenano con noi. Oggi l'ho dimostrato con Romano, l'avevo visto bene, l'ho fatto giocare. Bene Morga, comunque posso toccare la prova di Buonaconto, perché tu non hai ripreso. No, non sono d'accordo, secondo me Buonaconto ha giocato una buonissima partita. Poi è sceso di rendimento perché era parecchio che tocca, non giocava. I ragazzi mi sono piaciuti tutti, e il rammarico, ripeto, soprattutto per loro, perché avevano fatto tutto quello che c'era da fare per almeno pareggiare la partita. La Torres ha detto che con i giocatori di qualità, Infantino, Ciotola, nel secondo tempo sono saliti con la prestazione, e forse lì è stata la differenza nel match. La Torres ha fatto la partita che ci aspettavamo, è una squadra importante, con un pubblico che spinge, perciò gli va dato merito di questo, non ha rubato niente da quel punto di vista. Il rigore gli è stato assegnato, giustamente lo hanno realizzato, non è che colpevolizzo la Torres, ci mancherebbe. Anzi, a dire la verità, mi è anche simpatica come società, come squadra, come città. Perciò, i giocatori che ha nominato sono sicuramente molto forti. Daranno soddisfazioni alla tifoseria sassarese. Non so se c'è qualche domanda a mister D'Angelo, se no ovviamente facciamo rientrare. C'è subito un altro che è vicino a noi. Questa torre scusa rinnovata possa rientrare anche in giro della fortunata domanda a mister Carlos. Sì, credo di sì. Come ha visto questa nuova Torres? La Torres, avevo visto lì la partita con il Cuneo, ha fatto una buonissima partita, strameritando di vincere. Oggi secondo me ha trovato un'Alessandria forte, però averla vinta è buon segno per loro.
perciò poi due partite, 6 punti. Alla fine quello che contano sono i risultati e loro li stanno ottenendo, perciò vuol dire che si sono mossi bene. Grazie. Prego. Grazie a mister D'Angelo, non c'è nessuno che deve fare la domanda. C'è Vincenzo Cammarotto che arriva alla rimorchia di mister D'Angelo. A Vincenzo Cammarotto, questa squadra. Ciao mister. L'episodio del rigore che l'ha visto coinvolto. Noi in prima partita avevamo visto Sirri, in realtà l'intervento, il presunto buon ricerca di Vincenzo Cammarotto, c'era questo rigore, D'Angelo ci ha confermato di no. Basta che chiedete a Infantino, me l'ha detto anche lui, quindi purtroppo ci è stato dato contro, l'episodio sfavorevole che non condiziona l'andamento della partita, o meglio, ci ha condizionato in quel momento perché avevamo appena sbagliato il gol del 2-0, però non ha condizionato il resto della prestazione dei 70 minuti rimanenti. Rigore, chiedete a Infantino se mi dice quello che mi ha detto in campo. Ha spostato la palla quando ha visto che era in ritardo, mi è venuto addosso, il rumore sicuramente c'è stato, ma da lì a dire che a rigore ce ne passa parecchio. Questa comunque è una prestazione, visti anche gli assenti, che comunque dal punto di vista anche del carattere di rinfranca, peccato che però in due occasioni, nelle ultime due trasferte, si è preso sempre gol proprio negli ultimi istanti. Ma sicuramente non è un caso, se nelle ultime due trasferte, due partite condotte, una benissimo a Porto Tolle, questa penso che non meritavamo di perdere, e perdi sempre negli ultimi minuti, due o tre volte iniziano a non essere un caso, quindi sicuramente dovremo lavorare anche su quello. Ci lavoreremo, penso che le prestazioni che stiamo facendo da ormai un paio di mesi siano sotto gli occhi di tutti. Abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi, sappiamo che abbiamo tanti margini di miglioramento e stiamo facendo bene. Purtroppo in trasferta ci sta mancando qualcosa per portare via dei punti. E con la diffida ti farà saltare il match contro il Monza. Match a questo punto importantissimo, non dico fondamentale, comunque importante, perché ci sono 5-6 squadre raggruppate di giro di 3 punti che occupano dal quarto al nono posto. Quindi un match che dovrai gioco forza saltare. Sì, sì, beh, quello non è un problema, perché anche oggi penso che avevamo tante assenze, chi li ha sostituiti penso ha fatto alla grande la loro parte, quindi ci sarà sicuramente qualcun altro che farà bene. Incontriamo il Monza, che penso abbia pareggiato oggi se non sbaglio, quindi è uno scontro diretto. Ormai da qui alla fine sono tutte, cioè una domenica sei dentro, una domenica sei fuori, quindi se non riesci a dare una sterzata di qualche risultato positivo consecutivo ti trovi sempre nella baraonda, quindi in questo momento siamo lì, non so se siamo dentro o siamo al limite, però ogni domenica è una finale, quindi col Monza sarà sicuramente una partita che affronteremo come abbiamo affrontato penso le ultime 6, dove abbiamo fatto dei punti. Mimma, qualche domanda per Vincenzo? Lo lasciamo naturalmente andare, anche perché come noi Vincenzo è all'aereo. Non so se c'è ancora un'altra ospite che deve venire sabato, però non... Ma io mi auguro che da oggi in poi questa sedia, questo muro diventi il muro del pianto delle squadre ospiti, si dice che hanno perso, perché ho sentito molto piangere e quindi dico e mi auguro che diventi il muro del pianto. Io in diverse squadre che sono andato, le squadre in casa vincevamo, andavano e piangevano un po' tutti, mi auguro che sia anche qui a Sassari per 9 partite, adesso 8. 8 muri, 8 persone verranno a piangere dietro questo muro. Noi abbiamo vinto alla grandissima, che ne dicono e che l'avversario possa dire. Onore all'Alessandria, che per me è stata la migliore squadra che ho visto fino adesso in questo girone. Ma una Torres che parte con un gol sul groppone, dopo un primo minuto, secondo minuto, una squadra tutta nuova che si presenta dinanzi al pubblico, chiaramente con un'emozione al diapason, ribaltare un risultato con una grande squadra che io secondo me vedo in prima divisione, perché è una squadra che merita la prima divisione, l'Alessandria, e onore per la Torres che fino a qualche giorno fa purtroppo navigava in un mare alquanto mosso, per cui grande la squadra, grande la prestazione, determinazione, e questo
fatto con una grande squadra come l'Alessandria non fa che sperare. Sperare in un risultato importante che si avvicina sempre più. Ricordiamoci che dopo la partita di Monza e di Bassano ne eravamo a 13 punti dalla promozione diretta, adesso siamo solo a 6 punti dalla promozione diretta, che siamo a 4 punti dai playoff e playout, quindi siamo primi nel secondo, nel girone di ritorno, la media che dicevo io, dobbiamo essere primi o secondi. Abbiamo incontrato due squadre importanti, per cui io penso che dobbiamo essere contenti. Il campionato non comincia e non finisce oggi, le guerre ancora saranno da affrontare e da vincere, però i presupposti sono veramente positivi. Quindi un grande applauso ai giocatori, un applauso al tecnico che ha saputo compattare in così poco tempo un gruppo, sia sotto aspetto di mentale che sotto aspetto tecnico-tattico, perché battere oggi l'Alessandria in vantaggio dopo un minuto penso che poche squadre sarebbero riuscite, essendo squadre di prima divisione. Quindi io faccio i complimenti all'Alessandria e mi auguro che tanti altri dirigenti, come abbiamo sentito quelli dell'Alessandria, vengano a piangere domenicalmente qua dopo la fine della partita. Posso una domanda, avvocato? Prego. Senta, al di là della partita, queste voci che sono sentite di diaspora all'interno della società, quanto possono aver influito? Abbiamo vinto 2-1. Se queste contestazioni sono foriere di risultati positivi che ogni settimana si possono litigare, bisticciare, l'importante è che poi noi scendiamo in campo e vinciamo, tanto la società sono come i ladri di Pisa, litigano la mattina e poi la sera stanno sempre assieme, quindi sono cose che lasciano il tempo che trovano. Io penso che la società è forte, ci sarà stata una certa tensione dovuta anche alla lontananza delle persone, perché se fossero state qua tutte e due probabilmente non sarebbe successo nulla. Per me è successo il nulla, quello che conta, che veramente che noi non è nulla, è la vittoria della Torres. Altre domande? Quindi una vittoria praticamente ha messo un po' a zittire quelle che sono le polemiche, e comunque il muro del pianto è una cosa molto nobile, visto che comunque qualche giorno fa è scomparso l'ex premier Sharon, si parla di una questione israeliana, comunque il muro del pianto si parla di una cosa nobile. Quindi no, quindi e perdono, noi siamo contenti, vengono a piangere qui. Va bene, grazie. Franco, questo era molto particolare, molto particolare, era un'intervista molto particolare, c'è il tecnico della Torres. Sera. Io mi allaccio al direttore, nel senso che oggi, andando sotto dopo due minuti, tre minuti, non so quanto, minuto e mezzo, recuperare un risultato e meritare di vincere con una squadra così forte, che secondo me è la squadra più forte che io ho visto quest'anno, non era facile. Quindi grande merito a questi ragazzi che ho, con grande determinazione e grande lucidità, soprattutto nel secondo tempo, sempre cercando di giocare a calcio, ha ottenuto quello che secondo me meritava. L'ingresso di Ciocco è stato importante per dare qualcosa in più nel secondo tempo? Come lo è stato domenica scorsa. Fortunatamente col mercato di gennaio abbiamo parecchie alternative, la prossima volta magari potrà giocare Ciotto dall'inizio e chi subentra farà la stessa cosa, quindi ben vengano queste possibilità per me, insomma. Ecco, col miglioramento dell'amalgama di questa squadra, la Torres può veramente inserirsi tra le formazioni che possono pretendere a raggiungere già l'ottavo posto diretto per la promozione, perché ci sembra che sia cambiato molto rispetto al match d'andata, anche se lei non c'era. Sì, devo dire che noi il mercato di gennaio dice questo, la società ha fatto di tutto per poter raggiungere questa benedetta salvezza, siamo tante squadre a lottare, noi siamo ancora parecchio indietro, però i presupposti per recuperare questo distacco dalle altre ci sono tutti, quindi partita dopo partita, finale dopo finale, domenica ce ne andiamo a giocare un'altra a Forlì, che è quella che abbiamo più vicino, e ce la godiamo, e da martedì ci rimettiamo sotto con questa determinazione e soprattutto però con questa tranquillità che i risultati danno. Posto? Grazie. Come mai Agus dall'inizio?
per far spazio a Di Maio, stava bene. Sì, assolutamente sì, cioè, assolutamente una scelta tecnica, ma senza nessun problema. Io in questi 15 giorni per la prima volta ho grandi difficoltà positive a fare la formazione, quindi fai le scelte sperando che siano quelle giuste. Abbiamo 4, compreso Gabeccia, che può fare il centrale, 4 difensori centrali secondo me importanti per la categoria, di volta in volta, secondo delle situazioni. Poi ci saranno ammonizioni, squalifiche per un difensore, sono dietro l'angolo ogni domenica, ci sarà spazio per tutti da qui alla fine. L'importante è che si lavori per il bene della Torres e non per obiettivi personali. Grazie. Scusi, posso fare una domanda di stessa mese? Allora, ho iniziato con Potenza in avanti, poi ha cambiato con Filippini. Perché? Perché voleva sorprendere o si erano adattati bene? No, perché Potenza non aveva quello sprint. Perché loro secondo me tra le linee erano un po' in difficoltà, perché io l'avevo un po' seguita questa squadra e avevo visto che i tre di centrocampo si abbassavano molto nella fase difensiva davanti ai difensori, invece oggi sono venuti a pressare alti, non ci volevano far giocare e secondo me c'era bisogno di un uomo tra le linee come Filippini che poteva mettere in difficoltà, altrimenti saremmo costretti sempre a giocare la palla profonda, come è successo nel primo tempo, dove non era giusto farlo, insomma, ecco. E infatti l'ha fatto. Filippini. Posto? Okay, grazie. Arrivederci a voi. Attento alla porta, la vista. Sì. Imparato. Roberto, ovviamente, che si sta per posizionare nel posto dell'intervento. Roberto, la tua partenza è stata praticamente subito nelle prime due azioni, la seconda su un'ottima iniziativa di Morgan, è stato il gol. Sì, siamo partiti forte, abbiamo cercato di fare quello che ci aveva chiesto il mister, di aggredirli da subito, e secondo me l'abbiamo fatta anche bene. Poi, non lo so, abbiamo sicuramente qualche episodio ha cambiato la partita, il rigore comunque è un episodio che ci ha danneggiato un attimino e abbiamo preso il pareggio. Poi il secondo tempo, secondo me, ci siamo abbassati un po' troppo, però comunque le occasioni, qualche il gol annullato, qualche tiro di Randier, qualche occasione l'abbiamo creata, anche se loro hanno provato a vincerla fino alla fine. Questo match comunque indica che l'Alessandria, anche con i giocatori che dovrebbero essere comunque le seconde linee, l'Alessandria comunque c'è, ha disputato una prestazione assolutamente importante. Forse quando vi siete messi a 4 probabilmente è mancata quella capacità offensiva che nel primo tempo aveva veramente messo in difficoltà la Torres. Ma penso che la società ha costruito una squadra sia come prime linee che seconde linee abbastanza importante, quindi il problema non è quello, perché anche oggi quelli che, diciamo, fra virgolette hanno sostituito l'hanno fatto abbastanza bene. Più che altro c'è tanto rammarico fra di noi per come si era messa la partita e almeno di portare a casa un risultato positivo. La cosa infatti che c'è stata anche a fine partita fra di noi, c'era tanto rammarico almeno per un pareggio, per come l'avevamo disputata, visto che era un campo difficile, una partita difficile con una squadra totalmente nuova e sulla carta molto forte. Ecco, formazioni come Monza, Mandova, Real Vicenza dovranno venire a Moccagatta, di contro noi dovremmo andare a Verona, a Ferrara e a Rimini. Un campionato che comunque deve per forza passare da buone prestazioni in casa e quantomeno da prestazioni che ci consentono di strappare un punticino fuori casa. Questa forse è la via per riuscire a rimanere nella prima ora. Penso, sono d'accordo con te, perché comunque bisogna in qualche modo, viste che le partite non sono molte a disposizione, bisogna fare risultato anche fuori casa, assolutamente. Perlomeno non perdere con quelle dietro di noi, perché comunque ti avvantaggi anche negli scontri diretti e comunque porti avanti la classifica. Quindi. Purtroppo con un cliente in più che è questa Torre, se crediamo che rientri abbastanza a pieno titolo per riuscire ad essere insidiosa, almeno per le prime. No, in effetti proprio per quello ti dicevo prima che un punto qua sarebbe stato ottimo per noi, per come si era messa la partita, per come è stata affrontata e per come hanno giocato anche loro, visto che era una squadra molto tosta, e poi con tutti i rinforzi che hanno, come si sono rinforzati su a gennaio, quindi è una squadra difficile da incontrare in questo momento. Perfetto, non ci sono altre domande, lasciamo andare Roberto. Grazie a tutti.